Nell'ambito della manifestazione Cori dell'Olio e delle Olive 2016, domenica alle 18, la Chiesa di Sant'Olivo ospiterà la 7ª rassegna di polifonia corale Henning Nielsen, consueto appuntamento prenatalizio intitolato del tenore danese e cittadino onorario di Cori prematuramente scomparso nell'autunno 2010. Un momento di incontro tra gruppi corali che hanno in comune la passione per il canto polifonico, il desiderio di analisi e studio di generi musicali antichi, moderni e contemporanei. Oltre al coro polifonico Lumina Vocis di Cori, si esibiranno altre due corali, il coro Ana di Latina diretto da Roberto Stivali e il coro Note Moleste di Civitavecchia affidato alla direzione di Giovanni Cernicchiaro, una realtà giovanile composta da una ventina di ragazzi tra 15 e 40 anni che propone un repertorio che comprende musica polifonica sacra e profana dal 500 ad oggi ed arrangiamenti di musica pop, rock e jazz. Il 29 novembre a Santi Cosma e Damiano i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 43enne che mediante inserzione sul sito internet eBay induceva una persona del posto ad accreditare sulla sua carta prepagata la somma di 200 euro per l'acquisto di un telefono smartphone mai pervenuto all'acquirente. Ha avuto luogo mercoledì mattina, presso la Biblioteca Comunale Giacomo Manzù, l'incontro formativo sul piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019. L'iniziativa, promossa dal Comune di Aprilia con il patrocinio di ANCI Lazio, è stata mossa dall'introduzione del nuovo piano nazionale anticorruzione. Tutti gli indicatori nazionali preposti, ha detto il sindaco Antonio Terra, confermano che quello di Aprilia è il comune più trasparente del Lazio e su questa strada vogliamo continuare. Gli strumenti della trasparenza, tali da offrire la possibilità di controllare l'azione della pubblica amministrazione, ci sono tutti ed è nostra intenzione continuare ad offrire garanzie in tal senso. Domenica 4 dicembre, il secondo appuntamento alla proposta concertistica del Big Jazz Collective di Latina prevede un doppio set che vedrà protagonisti Alessandro Girotto, un musicista romano dalla lunga frequentazione pontina, che in totale solitudine eseguirà una performance di sola chitarra ed effetti dal titolo Amnesia, e i giovani e talentuosi No Trio for Cats, gruppo composto da Andrea Saffirio, Matteo Bultrini e Andrea Colella. I concerti si svolgeranno alle 18 presso 811 Forchetta e Pennello, in via Cesare Battista. Artisti 23 a Latina. Una nuova interrogazione per sapere di più su quella che considera una vera e propria occupazione di Piazza dell'Erba nel centro storico di Sezze. È questa l'intenzione del consigliere Roberto Reginaldi, che ieri ha protocollato un'interrogazione che verrà discussa nel corso del prossimo Question Time. Dopo aver presentato in un'altra occasione una serie di richieste di chiarimenti sulla posizione di un'attività commerciale, un ristorante per la precisione, che insiste su quella piazza, Reginaldi torna sull'argomento, preparando una serie di domande alle quali pretende di avere risposte chiare e precise. L'esponente di Forza Nuova in Consiglio Comunale chiede quanto abbia incassato il Comune per aver concesso una piazza intera, se la concessione comprende anche che la stessa sia usata come magazzino all'aperto e quando la cittadinanza setina potrà tornare a beneficiare della piazza. Domande precise cui non solo l'esponente dell'opposizione consigliare pretende di avere risposte, ma chiede riscontro documentale riguardo le cifre incassate ad oggi dall'ente comunale setino. Parte oggi il servizio ausiliario di sicurezza durante l'entrata e l'uscita dei bambini nelle scuole di Pontinia. A correre in aiuto della polizia locale, impossibilitata a coprire tutte e 12 le scuole presenti sul territorio comunale, ci penserà la protezione civile. Il progetto che ha preso forma in queste ore ha rappresentato un esempio di risolutezza inusuale per l'amministrazione. Gran parte del merito è da iscriversi alla disponibilità della stessa protezione civile comunale, coordinata da Sergio Arpante, ma un ruolo fondamentale lo ha svolto, come tratto di unione, la delegazione
delegata e consigliere comunale Maria Rita D'Alessio, così come la flessibilità del comandante della polizia locale Giovanna Boschetto. 10 nonni che hanno deciso di aderire hanno provveduto ad iscriversi alla protezione civile e hanno eseguito l'apposito corso per cui potranno anche loro dare una mano. Un evento dedicato allo sport e a chi, nel corso del 2016, si è distinto nella pratica sportiva nelle diverse discipline. A promuoverlo sabato 3 dicembre alle 18, il Comitato Sabaudia per lo Sport, nato appositamente per diffondere la cultura sportiva in ogni suo ambito e declinazione, in una città che molto ha offerto e ha da offrire al settore. Al Teatro delle Fiamme Gialle, si legge in una nota degli organizzatori, verranno premiati gli sportivi e le diverse società che nel corso dell'anno hanno dato prova di saper fare, ma prima ancora di portare avanti un'attività agonistica permeata di valori dell'etica, dell'impegno, dell'altruismo e del gioco di squadra, elementi indispensabili nello sport come nella vita quotidiana. Nel corso della cerimonia verranno anche assegnate 4 borse di studio agli atleti studenti che si dedicano con costanza al raggiungimento del loro sogno e che sono esempio per i loro coetanei, visto che dividono il loro tempo tra i banchi di scuola e i campi, le palestre o le imbarcazioni. Domani alle 10.15 il sindaco di Cori, Tommaso Conti, e l'assessore Fausto Nuglio parteciperanno all'evento L'eredità dell'ingegnere Alessandro Marchetti nel 50° della sua scomparsa, al quale interverrà l'avvocato Alessandro Caucci Molara, nipote di Alessandro Marchetti. L'iniziativa si svolgerà a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella sala conferenza dell'area ex officine aeronautiche Caproni, nel parco e museo del Volo Volandia. A 50 anni dalla morte, Alessandro Marchetti, nato a Cori e pioniere e avanguardia dell'aviazione, rappresenta ancora il più grande progettista aeronautico italiano. Apprendiamo con rammarico che la maggioranza che governa questa città, anziché investire maggiormente sull'economia cittadina, addirittura sottrae somme già destinate in bilancio alle piccole e medie imprese per spostarle verso rappresentazioni culturali, che seppure importanti non costituiscono voci in PIL e non aiutano l'occupazione. La denuncia arriva da Alberto Aronica, presidente del Centro Commerciale Naturale di Formia, che in una nota spiega: sentiamo in città vicine, per esempio Gaeta e Fondi, una presa di posizione netta da parte dei sindaci a sostegno delle associazioni di categoria. A Formia invece esattamente il contrario. Supportiamo e ci uniamo alle rimostranze della Confcommercio di Formia verso un utilizzo non programmato dei fondi comunali. Cogliamo anche l'occasione per chiedere con forza che almeno per il periodo delle festività natalizie venga sospesa l'isola pedonale. Sulla Gazzetta Ufficiale numero 88 dell'8 novembre è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 20 tenenti del ruolo tecnico-logistico amministrativo per l'anno 2016. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data del 1 gennaio 2016 non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età e siano in possesso di un diploma di laurea o di laurea specialistica, di laurea magistrale o titolo equipollente. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2016. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito della Guardia di Finanza, nell'area Concorsi Online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.